Torna Dottor Wisp, il servizio che il Comitato Wisp Abruzzo e Molise mette a disposizione di tutti. Io vi ringrazio sempre perché è una delle trasmissioni più seguite, ci date veramente tante soddisfazioni, tante gratificazioni, sono tanti i messaggi che mi arrivano e così eccoci ad un'altra puntata con un Dottor Wisp che oggi è una dottoressa Wisp. E saluto quindi la dottoressa Gilda D'Angelo, dietista, lavora presso il presidio ospedaliero di Giulianova, la troviamo ovviamente presso il servizio Dietistico. dietistico. Ovviamente con la dottoressa D'Angelo non possiamo che parlare di alimentazione, ma sempre un'alimentazione spostata sull'attività sportiva e seguendo le direttive di un organismo mondiale, quale è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dottoressa, innanzitutto ci spieghi che cos'è l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'agenzia che si interessa prettamente di salute pubblica all'interno dell'organizzazione, l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qui vediamo il simbolo Sì, che ci ha esatto. portato, tutti la conosciamo. Effettivamente, come pratica la propria attività? Cosa fa l'agenzia? L'interesse principale è quello di andare a tutelare a livello mondiale il problema della prevenzione delle malattie. Perché comunque prevenire una malattia significa anche allungare l'aspettativa di vita, ma nello stesso tempo andare ad alleggerire quello che può essere una spesa anche del servizio sanitario. Quindi, Assolutamente sì, certo. ovviamente migliorare anche la qualità della vita a livello Sicuramente, mondiale in un mondo certo. in cui si cerca proprio di migliorarsi. Abbiamo parlato dunque di quelle che sono le funzioni delle attività. L'OMS ha emanato una direttiva nella quale addirittura si occupa della passione che fa nascere anche questa trasmissione, dello Certo, sport. più che sport nello specifico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha varato delle raccomandazioni generali per quanto riguarda l'attività fisica ai fini della salute e la prevenzione nei confronti delle malattie. Perché questa necessità? Perché è stato visto, a seguito di numerose indagini, come in un anno sono tanti i decessi causati dall'inattività. Pensate, non so, ai problemi cardiovascolari, al diabete di tipo 2. Ha avuto un occhio molto attento l'Organizzazione Mondiale della Sanità sul problema dell'obesità e del sovrappeso, perché poi è l'inattività che va a sbilanciare la spesa energetica e quindi sopraggiunge questo problema di obesità. Potremmo dire che è la società moderna che in qualche modo porta ad essere, non dico sedentari, ma a non essere attivi a livello fisico. Sicuramente, infatti le direttive dell'Organizzazione Mondiale sono proprio di sensibilizzazione, non solo al singolo individuo, ma proprio a quelle che sono le associazioni, quelle che sono le strutture che si devono interessare del benessere. E qui vediamo un contributo che riassume sinteticamente e anche in maniera simpatica quella che è proprio la Certo. direttiva dell'OMS. Sì, l'OMS ha parlato di 60 minuti di attività fisica giornaliera all'interno della fascia di età dai 5 ai 17 anni e di 150 minuti per quanto riguarda l'adulto, compreso l'anziano, a settimana. L'attività fisica non è altro che tutto ciò che avviene nel nostro corpo a seguito di un consumo energetico da parte di una struttura muscolare. Lei mi ha giustamente ripreso distinguendo l'attività fisica dalla pratica sportiva. Vogliamo un attimo tornare su questo concetto e magari tracciare una linea di confine tra l'attività fisica, la non attività fisica e poi lo sport. Certo. Allora, l'attività fisica comprende lo sport e tutte quelle attività quasi giornaliere, come può essere camminare, passeggiare, fare giardinaggio. Le differenze sono create dall'intensità dell'attività fisica, dalla tempistica, cioè da quante volte io la pratico, e da quanta energia, da quanto impegno io dedico a questa attività.
Per cui, come vediamo dalla piramide, che è anche molto spiritosa, quindi alla base abbiamo tutto ciò che di tranquillo può essere giornalmente svolto. Poi passiamo a un'attività più elevata, magari ha anche un impegno settimanale, quindi ecco la frequenza che va a differenziare l'attività fisica, fino al molto elevato che comunque riguarda solo determinate persone, sono determinate scelte, determinate passioni. Certamente, qui subentra tutto quello che poi è lo sport, esatto. L'agonismo che comunque di per sé è comunque utile alla salute, al certo. Benessere e certo. Un po' a tutto. Lei pensi che l'Italia è ritenuta, in base a questo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la più sedentaria, quindi si è posizionata con un 60%, contro una media europea del 46%. In merito a questo dato, però, la domanda è proprio sulla evoluzione dell'italiano in genere e diciamo dell'essere umano, perché comunque negli ultimi anni io personalmente ho notato sui campi di gara, ma anche per le strade si vede comunque un aumento certo. Delle persone che praticano sport. È corretto oppure è semplicemente un'impressione? No, è sicuramente un dato di fatto. Un dato di fatto perché effettivamente anche da un punto di vista del personale medico, del personale sanitario, a seguito poi di tutti questi dati che effettivamente hanno dimostrato il valore dell'attività fisica, sono anche più portati a consigliare non tanto l'attività fisica in sé per sé, ma proprio a modificare lo stile di vita. Quindi l'attività fisica rientra all'interno di quello che è uno stile di vita sano, fondamentalmente. E parlando proprio di attività fisica, ecco qui che noi diamo proprio delle indicazioni sì. Ben precise su quelle che sono certo. Le attività fisiche, ma lo diamo soprattutto per dare consapevolezza a quelle persone che credono di fare un'attività che in realtà non è sufficiente a creare esatto. Delle stimolazioni importanti. Esatto. Vogliamo commentare questa slide? Sì, come abbiamo detto prima, quindi alla base c'è tutto ciò che di più semplice possa essere fatto, quindi anche semplicemente parcheggiare lontano dal posto di lavoro, evitare l'ascensore, quindi sono quelle cose possibili ogni giorno. Quelle dalle 3 alle 5 volte a settimana, esercizi sempre di natura aerobica perché il consumo di ossigeno è determinante, attività ricreative, quindi alternare dalla semplice camminata alla partita di tennis. Certo. Okay? 2-3 volte a settimana esercizio muscolare più impegnativo, ma anche ricreativo, perché una persona che va magari a fare golf non ci legge soltanto certo. L'elemento dell'esercizio muscolare più impegnativo, ma ci legge anche la passione magari per una determinata cosa. Al vertice troviamo chi proprio sì. Non si muove, però ecco sì. Quello che è la curiosità è se c'è una differenza e qual è fra diciamo, l'essere umano adulto e l'adolescente, perché io credo che il problema dell'inattività ci sia sia sull'adulto ma anche sui ragazzi, sui bambini, certo. Sugli adolescenti, con ripercussioni in, diciamo, in fattore di peso e di sovrappeso. Sicuramente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si è concentrata molto sul problema del sovrappeso e dell'obesità e della sedentarietà dei ragazzi e degli adolescenti. Quasi il 50% dei ragazzi al di sotto degli 8 anni hanno un problema di sovrappeso, il 25% di obesità. Qui vediamo in una slide diciamo la soddisfazione per quanto riguarda l'attività sì. Fisica praticata. Diciamo che questo è uno studio che è stato fatto l'anno scorso dall'Istituto della Nutrizione Italiana e sono stati osservati, è stato fatto un questionario anche ai genitori riguardo alla distinzione tra l'attività fisica che fanno a scuola e quella che magari liberamente scelgono. I genitori non sono soddisfatti dell'attività fisica a scuola per un ben 49%, il 27% dice di non essere soddisfatto, però il bambino è felice, e questo apre una finestra anche su un altro problema
forse che deve essere affrontato. La difficoltà che hanno ad esempio molti ragazzi o anche genitori a far fare il tipo di attività che effettivamente piace, perché certo, magari la struttura è lontano da dove abitano. Quindi sensibilizzare, quindi l'Organizzazione Mondiale voleva proprio fare questo, sensibilizzare tutte le istituzioni affinché si potesse effettivamente aprire più porte alla diciamo che fisica. Lo sport oggi sta cercando una dimensione in una società che è in continua evoluzione, sì, quindi difficoltà legate agli impegni, al tempo, agli spostamenti, sì, ed è a questo proposito che forse è importante valutare, oltre all'attività fisica, allo sport, l'aspetto alimentare. Certo. E quindi chi meglio di lei, che è una dietista, può aiutarci un attimo a relazionare, tra l'altro con un contributo molto chiaro, l'attività e poi l'alimentazione. Certo. Il modello alimentare mediterraneo è perfetto. Questa è una piramide che l'Istituto della Nutrizione, ad esempio, ha pubblicizzato e sta facendo girare un po' in tutte le strutture scolastiche. Alimentazione, movimento e approccio mentale, che cosa significa? Significa che crescere con positività, con delle relazioni familiari e sociali positive e importanti, quindi alla base di qualunque cosa, quindi imparare a gestire lo stress, essere positivi. Movimento e alimentazione devono camminare di pari passo, quindi le cose, l'alimentazione trova espressione, ecco, l'acqua, il culto dell'acqua, che purtroppo insistiamo tutti i giorni sull'importanza, le reazioni chimiche avvengono in presenza di acqua, quindi certo, sono importanti. Frutta, ortaggi, carboidrati, in alto troviamo quelle cose che dovrebbero essere presenti in una misura notevolmente ridotta. Posso chiedere se sì, quelle sostanze, diciamo quegli alimenti in alto, potrebbero sì, anche non essere presenti in una dieta? Beh, io penso che l'elemento della giovialità, l'elemento della tradizione, cioè qua da noi se togliamo il dolce, no, se togliamo più che il dolce, forse il bicchiere di vino. Ecco. Quindi all'interno di un equilibrio è gestibile qualunque tipo di alimento. È normale che il bicchiere di vino è un conto, un litro è un altro. In linea con tutto quello che ci siamo detti, l'attività sportiva, l'attività fisica diventa un elemento che viene addirittura prescritto dal medico. Sì, ultimamente finalmente si vedono anche queste cose. Cioè se intanto i genitori nei confronti del figlio che decide di fare un'attività sportiva, devono indirizzarsi al medico sportivo, quindi fare tutte le dovute valutazioni, le dovute ricerche. Però adesso c'è anche il medico di famiglia, oppure c'è anche il cardiologo che quando certo, vai a fare l'elettrocardiogramma ti dice ok, cambia l'alimentazione, cambia il tuo stile di vita, fai anche attività fisica. E ancora una volta oggi andiamo a consigliare, a straconsigliare di fare attività sportiva per chi può fare sport, per chi vuole fare attività agonistica. Ringrazio la dottoressa Gilda D'Angelo per la sua veramente chiarezza espositiva, saluto tutti i nostri telespettatori, ringrazio ovviamente Omnibus Salute che è il partner WISP 2018 che ci consente veramente materialmente di venire tutte le volte nelle vostre case. Buona visione a tutti.